Il notaio avanzò verso di noi e lesse l'accordo intervenuto tra la popolazione di Fontamara e l'impresario della spartizione del ruscello. L'accordo è chiarissimo, disse. 3/4 dell'acqua andranno nel nuovo letto tracciato dal comune e i 3/4 dell'acqua che restano continueranno a scorrere nel vecchio fosso. Non è così, non è così, protestò Pilato. L'accordo dice 3/4 e 3/4, nient'altro, dunque metà e metà, cioè 3/4 a noi e 3/4 all'impresario, tanto per ciascuno. Ma no, ma no, ma no, si mise a gridare l'assurdo. L'accordo non è così. L'accordo dice che noi dobbiamo avere i 3/4 dell'acqua e il resto, se c'è, o è. Ma siccome l'acqua è poca ed è possibile che neppure ci sia, dunque, il resto andrà all'impresario. E anche un'altra volta soffriamo un tot. 3/4 e 3. Questa è una diavoleria, dissi io ad un certo punto perdendo la pazienza. Mai si era sentita una simile stranezza. La verità è che l'acqua è di Fontamara e deve dunque restare a Fontamara. Ignazio Silone, Fontamara. Grazie. Dai, siamo di cuore. Certo, le immagini, goffre di rete. Sapete quanti litri compongono un metro cubo di acqua? Calma, non disperate, vi te lo dico io. Un metro cubo di acqua corrisponde a 1000 litri precisi, 1000 litri. Sapete quanti metri cubi di acqua consumano gli italiani ogni anno, ogni mese, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e ogni secondo? E quanto consumano gli europei e gli abitanti dei paesi sviluppati e quelli che vivono nel mondo più povero? Dunque, fate attenzione. Il 71% del pianeta è coperto dall'acqua, ma molta è salata e dunque costa troppo renderla potabile. Resta il 2,5%, 35 milioni di chilometri cubi. L'acqua è inglobata nei ghiacciai, nelle nevi perenni, nel sottosuolo, ma poca, pochissima, si trova nei laghi e nei fiumi. A livello globale l'acqua è utilizzata in agricoltura, nell'industria e pochissima finisce nelle case e negli edifici. La disponibilità reale alla fine è soltanto dell'1% di quella che possiamo chiamare acqua dolce. Potrebbe bastare se la distribuzione fosse omogenea. Le risorse idriche di tutto il mondo sono concentrate in 13 paesi. Il Brasile da solo ne possiede quasi il 15%. All'estremo della classifica troviamo un numero enorme di paesi con una disponibilità pro capite inferiore a 1000 metri cubi l'anno. 884 milioni di persone non hanno alcun accesso all'acqua e 2,6 miliardi vivono in condizioni igienico-sanitarie insufficienti. 5 milioni di persone muoiono ogni anno per malattie legate all'acqua e 4.900 bambini al giorno, sono 3 volte di più di quelli che nascono ogni giorno in Italia. Dunque la differenza nei consumi d'acqua tra un americano e un africano è spaventosa, praticamente abissale. 425 litri al giorno in America, 10 in Africa.
425, 10. E in Italia che cosa accade? In Italia per mangiare, lavare, far funzionare le fabbriche, irrigare i campi, gli italiani consumano qualcosa come 237 litri d'acqua al giorno. Un abitante del Madagascar ne usa comunque sempre 10. E allora? E allora c'è un mondo grasso e un mondo magro, un mondo grasso come Giuliano Ferrari. E no, che mangia tutto, beve tutto, caca, piscia. E che io ho scoperto in tutta questa teoria che funziona così. Se tu c'hai soldi, compri beni di consumo, mangi, caccia e pisci. È semplice. Invece no. Se tu hai soltanto 10 litri a disposizione, è facile che non riesci neanche a realizzare quelle normali funzioni dell'uomo. E così da 10 litri. Basta soltanto che ci sia un po' più di caldo, hai sudato tutto quel poco che hai bevuto. Un mondo onnivoro, un mondo affamato, un mondo che ha tutto e un mondo che non ha nulla, un mondo che mangia tutti i giorni, beve tutti i giorni, consuma tutti i giorni, un mondo che stenta a sopravvivere ed è pure assetato. E in futuro la situazione potrà soltanto peggiorare. L'UNESCO, che a questo spettacolo nel 2011 ha regalato il premio per l'ambiente, calcola che in media ci vogliono 3.000 litri di acqua per produrre il cibo giornaliero per una persona. Nel XX secolo i consumi d'acqua si erano moltiplicati per 9. Lo spreco è dunque un problema condiviso a parole. Ma tutti noi traduciamo le parole in fatti. Cioè, traduciamo le parole nel comportamento quotidiano. A termine dei miei spettacoli qualcuno mi dice, tu parli bene, con dei dati, cifre. E noi che cosa possiamo fare? Quando ti lavi i denti, lasci il rubinetto del lavandino aperto, sprechi 30 litri. 30 litri, via, se ne vanno, perso, buttati via, vai! Se potessi consumare molti di meno, ci vuole poco, molto poco. Anche mentre ti fai la barba, la tua bella barbetta di mattina. Puoi adottare un comportamento virtuoso, per esempio, se raccogli l'acqua nel lavandino per sciacquare il rasoio, altrimenti l'acqua non andranno persi. Un terzo dell'acqua sprecata nelle case è quella che scorre dallo sciacquone del bagno. Ogni volta che spingi pulsante oppure apri la tua bella maniglietta, scorrono 10 litri, mentre ne basterebbero molti di meno. A ritmo di 90 gocce al minuto si sprecano per le perdite di acqua in casa qualcosa come 4.000 litri l'anno. 4.000 litri sono tantissimi. Basterebbe una più accurata manutenzione dei water, dei rubinetti, di tutto quello che abbiamo in casa. Fare il bagno, per esempio, comporta l'uso di 150 litri di acqua, mentre per la doccia se ne possono utilizzare 40, basta soltanto ricuotarsi di chiudere il rubinetto mentre ci si insapona. Potrei andare avanti per ore, ma basterebbe, secondo voi, per risolvere tutti i problemi del mondo? Oppure le questioni sono altre? La pessima gestione del territorio, l'incuria, la mancata prevenzione, il dissesto idrogeologico. E allora con il maestro Gaetano Liguori, seguitemi ora, proprio sul filo
dell'altra. Grazie. Io l'ho chiamata
una strage di Stato, iniziata 35 anni prima. È il 4 agosto del 28 e il professor Giorgio Dal Piazza presenta la prima relazione sul bacino artificiale del Vajont. Il professore è convinto che la struttura della conca non presenti particolari problemi e scrive il professore: le condizioni non sono peggiori di quelle che si riscontrano nella maggior parte dei bacini montani del Veneto. E così nel gennaio del 29 la società idroelettrica veneta devia il corrente Vajont per produrre energia elettrica. Siamo nel 1940 e scoppia la seconda guerra mondiale. Tu dici: almeno nella seconda guerra mondiale vogliamo fermare i progetti? No, il progetto non viene interrotto. Anzi, la SADE, la società adriatica di elettricità, vuole costruire una diga immensa, e questo è sempre il grande sogno degli uomini, no? Realizzare delle opere mastodontiche, qualcosa che va al di là dell'immaginazione. E quindi questa diga dovrebbe essere alta 200 metri, secondo i professori, e un serbatoio dalla capacità di 50 milioni di metri cubi di acqua. Siamo nel 48 e il presidente della Repubblica De Nicola firma la concessione. Siamo nel 57 e la SADE, la società adriatica di elettricità, non possiede la concessione definitiva con tutte le varianti necessarie ai progetti, ma comunque inizia i lavori per la realizzazione della diga. Modifica perfino le dimensioni dell'invaso e dice: ma come? 200 metri? Ma noi vogliamo raggiungere 266 metri di altezza e via! Mentre il serbatoio può arrivare a contenere tre volte di più, cioè 150 milioni di metri cubi di acqua. Il costo tanto non lo paga la SADE, lo pagano i cittadini italiani, 15 miliardi di vecchie lire italiane, che se pensate nel 57 sono una enormità. I giochi sembrano fatti, anche se da Roma giungono dei segnali contrastanti. Da una parte alla SADE viene concessa la possibilità di realizzare la diga, e al contempo si tenta di imbrigliare il progetto con indagini sullo stato idrogeologico del terreno, sulla sicurezza degli abitanti, sulla sicurezza delle opere pubbliche. E tuttavia queste indagini, richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non vengono neanche presi in considerazione. Così nel 59, giunge il primo segnale di avvertimento. 3 milioni di metri cubi di roccia si staccano precipitando nel rivalto del Vajont e provocano la morte di un operaio. Siamo nel 1960 e c'è il secondo avvertimento. Una frana di 700.000 metri cubi di roccia si stacca dalla parete del Monte Doc e cade nel bacino. E si vede, si vede che sul versante sinistro della valle compare qualcosa che non c'è. È un'enorme fessura di 2,5 chilometri a colonna di terra. La storia ormai è scritta. Il sasso è caduto nel bicchiere, tutto qui, così scriveva Dino Buzzati. Il 9 ottobre del 63, Alberico Biadene, vice direttore generale del settore tecnico, invia un messaggio via telex al direttore del cantiere Mario Pancini e gli scrive: in questi giorni la velocità della frana è aumentata. Mi spiace darle cattive notizie, intanto Pancini era là, bello a Rimini, col suo bel costumino. Ma deve subito tornare dalle ferie, che Dio ce la mandi buona, che Dio ce la mandi buona, lo dice due volte. E mentre
e gli operai del mese si fermano a mangiare per la pausa pranzo sul coronamento della diga, osservano, minuto dopo minuto, il movimento della montagna. Appallamenti, alberi sradicati, che inghiottono lentamente la strada che corre a mezza costa. La frana lavora, è come un tarlo modella la terra, la plasma e la trasforma. Certo, diranno dopo, e i carabinieri disponevano un blocco stradale da zero di eccellenza e chiudevano la statale di Alemagna. Sono le 22:31. Un sasso è caduto nel bicchiere. Tutto qua. E la frana si stacca all'improvviso. Oppa! Come fosse un unico blocco. Rovina sull'acqua trattenuta dalla diga. 260 milioni di metri cubi composte da rocce, strade, alberi, terre. L'onda di 50 milioni di metri cubi si divide poi in due direzioni. Da una parte distrugge le frazioni di San Martino, Frassena, Patata, il Cristo. Dall'altra supera la diga e rada il suolo e Monteroni e i paesi di Milano. Centinaia di morti. Di chi era? E soprattutto qualcuno ha pagato per le sue responsabilità. Nel 1969 al Tribunale dell'Aquila si conclude il processo di primo grado. L'accusa chiede per tutti gli imputati 21 anni per il reato di disastro colposo, omicidi plurimi aggravati, il sasso è caduto in un bicchiere. Il tribunale inflige condanne lieve fino ad un massimo di 6 anni, di cui 2 condonati, un sasso è caduto in un bicchiere. Nel 1971 la Corte di Cassazione conferma il verdetto del processo di secondo grado, ma riduce tutte le pene. E soltanto 37 anni dopo, nel 2000, è stato firmato l'accordo di transazione per il risarcimento dei comuni danneggiati. E oggi, passati tutti questi anni, per la strage del Bagliotto, non vi è alcuna giustizia, per non dimenticare. Grazie. Sono lì bello tutto solo e non ci sono rompi coglioni in giro. Sono lì bello tutto solo che sto girando con la mia macchina sull'autostrada Milano-Genova. Una giornata bellissima come quella di oggi, una giornata di primavera, un sole che ti entra dentro e dici: cazzo, che bella giornata! E intanto il sole taglia di traverso il finestrino, mentre tocco quel pezzo di pianura tra Piemonte e Lombardia. Il verde dei pioppi che confonde i colori sfumati dei granaturi e si riflette negli specchi d'acqua delle riserve. Girano intorno uomini che guidano trattori nei campi e a ridosso dell'autostrada si scorgono tra cappelloni industriali e vecchi giardinali strade che il tempo ha consumato e canali di irrigazione acqua. Sulla destra c'è un'anziana donna dai lati bianchi che pedala con la sua bicicletta.
e compie quel percorso d'aria. Io sono lì tutto bello solo che sto ascoltando Jackson Brown. E ho scritto anche il telefono, gli ho detto, nessuno mi deve rompere i coglioni. Ma? E allora giro per questa enorme curva, prima passo il Ticino e poi dopo il ponte del Ticino, aia, sento qualcosa di strano. Sento qualcosa che sta entrando dentro nella macchina e mi annuso pensando che fossi io la causa di quel fetore orribile. Ma no, non è così. A un certo punto sento uno straordinario, enorme, potente odore di me. E ho capito che oltrepassato il po'. E questa è la cosa più normale che esiste, potete farlo anche voi, eh? Oltrepassate il po' e sentite quello dopo. E capite, abbiamo passato il po'. E poi arriva poco dopo la curva. Senti la sua presenza da lontano, perché l'attività si intensificano, cave per il setaccio di ghiaia, sabbie, industrie, i sapori anche quelli diventano sempre più forti e gli argini che l'uomo costruisce contro le piene più alti. Dopo dopo un fumo bianco, denso e malodorante esce dalla ciminiera dell'industria chimica e rovina la poesia di quella campagna che era già stata ovviamente rovinata. Così in un cielo terso di mezza estate rimane una strana nuvoletta rosa, porta sopra il capannone, dici cazzo non sarà mica di usina, eh? Occhio! Dall'alluvione del 94. I ricordi sono ancora vivi, perché nel punto di congiunzione degli posti l'acqua invadeva il tratto di autostrada e travolgeva ogni cosa fino alle porte di Alessandria. Chilometri quadrati si erano trasformati in un lago di fango senza contorno e case sommerse, da Cera fino all'Orte Popavese. Ed un bilancio drammatico, 35 morti, decine di dispersi, migliaia di spolverati. Cadono 60 centimetri di acqua in 60 ore. Pensate che nell'alluvione di Firenze del 4 novembre del 66 piove per 44 ore. Quell'alluvione, passati ancora oggi tanti anni, lascia degli interrogativi irrisolti sulle colpe, sulle incertezze delle autorità competenti. Perché oggi ci sono le email, ma allora nel 1994 c'erano i fax. Allora, da un esame degli atti giudiziari tratti dalle inchieste che la magistratura ha fatto nel 94, emerge che la sciagura era prevedibile, perché la protezione civile era stata informata in anticipo, ma nessun provvedimento era stato preso. Il 3 novembre del 94, ad esempio, alle 16.30 l'assessorato alla difesa del suolo della regione Piemonte invia via fax una nota e avverte che, dice, da sabato e domenica si sarebbero intensificate le precipitazioni e scrive, fino a aggiungere intensità tale da provocare possibili dissesti di carattere idrogeologico. Allora, quando uno ti dice, no? Occhio che potrebbe accadere un
insetto di tipo idrogeologico. Che fa? Un altro fax viene inviato la mattina successiva e scrivono: la particolare situazione richiede una sorveglianza da parte di enti e amministrazioni proposte a funzioni di protezione civile in relazione alla possibilità che si verificano dissesti idrogeologici. Così dalle 20 di venerdì 4 novembre per tutta la notte scriveranno che un funzionario regionale della protezione civile instaurerà collegamenti con tutte le prefetture. Che sabato 5 novembre responsabili della protezione civile venivano precettati e richiamati in presenza dalle ferie. Peccato che da 24 ore, 24, il Taro, il Belgo e la Formida avevano già rotto ghiaccio, ma nessuno se ne accorgeva. E allora tu dici, oh, ma tu racconti storie del passato. E a Genova cosa è successo? E cosa potrebbe accadere in centinaia e centinaia di altri luoghi italiani? Alla fine di queste alluvioni ci si chiede sempre, potevamo prevederlo? Sì. Legambiente aveva fatto i suoi rapporti, il Ministero dell'Ambiente aveva fatto i suoi rapporti, tutti erano a conoscenza. Ma nessuno aveva fatto un beato cazzo di niente. Questo è. Ma la cosa più drammatica è che a oggi, per l'alluvione del Piemonte, 35 morti, nessuno ha pagato ad oggi per l'alluvione del Piemonte, non vi è alcuna giustizia. Grazie. Per capire la gente che vive lungo le rive del Po, bisogna navigare il fiume, bisogna ascoltare i dialetti, sentire il sapore delle calde arroste che bruciano sul fuoco di un camino. Con queste mille culture del Po che si mischiano dai campi di grano turco, alti pioppi, vecchi barboni, è il tempo che sembra non tradire il senso delle tradizioni. No, il Po è come un serpentone d'acqua che nasce dal Monviso, che scorre tra le risaie del Piemonte, che scivola tra le terre dei ponti lombardi, che entra qui in Emilia, poco dopo Mantova, va giù, giù, fino a che si vede il mare. Il Po è sudore, chilometri di acqua. Da Cremona a San Marco si pesca e si tramanda. Barcaioli e pescatori che si tramandano un mestiere da molte generazioni. Sulle rive si scorgono le trattorie, i capanni di cacciatori, enormi reti per il pesce da frittura e soprattutto terra grassa. Zolle generose, quasi che le guardi. Non hai bisogno neanche di coltivare, le guardi già. I servi famano intere famiglie. Vita grama però, vita piena di sacrifici ma anche di soddisfazioni. Lungo il corso del Po i cascinali hanno lo stesso colore, qualcuno ogni tanto li distruttura, ma sono case di campagna da venirci in vacanza. Da novembre a febbraio la nebbia è spessa e densa che spunta fuori all'improvviso e avvolge il paesaggio come una sorta di incubo bianco da saga medievale. D'estate potrebbero esserci dei giorni di magra dove la mancanza di acqua blocca la navigazione e così puoi vedere minuscoli rigagni ricoperti da sassi o vari. Per macinare chilometri si deve aspettare che arrivi la pioggia o la draga a smuovere tutto quel deserto. E l'acqua a colori impossibili ci entrano la Formida, il Tanaro, l'Adda, il Ticino, il Secchia, il Panaro, fino all'Adda.
Da queste parti la natura sembra umiliata, offesa, la qualità dell'acqua è tra le più inquinate d'Europa. Quando si arriva a Moncalieri l'acqua ormai è già nera, poco dopo Torino. A monte di questo tratto fluviale esiste una diga dell'Erne, che in certi periodi deriva almeno tre quarti della portata disponibile con conseguenze negative sulla qualità biologica del fiume. A Brandizzo il Po riceve lo scarico del depuratore di Torino, tutta la merda di Torino. Il serpentone va giù a Pontestura, Frascinetto Po, Bassignana, all'ingresso del Tanaro, la situazione è peggiore, perché lì entrano dentro gli scarichi di Alessandro, a Spezza c'è il trapporto. Da Gualtieri fino alla foce l'ambiente si mantiene inquinato, il mondo del corpo di una sola regola, la pazienza. I batterieri dicono che in certi lunghi tratti il Po' non è più navigabile perché le conche di accesso non superano i 10 metri di larghezza, mentre le chiatte sono di poco inferiori a 12. Allora diverti questi naviganti con l'acqua alla gola, con mete da raggiungere. Ci sono punti del Po dove un'imbarcazione può perfino rischiare di fare incidenti gravi. Come a Borgoforte, vicino a Mantova, quando passi tra due ponti, collocati a poco più di 100 metri uno dall'altro, viaggi che diventano impresi. Con barconi, lunghi almeno 100 metri, dove in una giornata di nebbia come passeggeri dell'imbarcazione puoi provare la sensazione di essere un'anima trasportata da carrozza. Lungo il Po le storie si perdono nel tempo. Quelle che hanno visto gli altri delle conche che crollavano davanti agli occhi di chi le aveva costruite, magari dopo anni di lavoro. Come le storie del Polese, sulle rive del grande Po. Laggiù ci sono dei paesi dove le donne di domenica vanno a sedersi nei cimiteri e parlano per ore con i defunti. Li tengono sempre informati, ma non hanno quasi mai novità da raccontare. Ogni tanto quando parlano ricordano immagini in bianco e nero di quei contadini che si disperavano davanti ai loro campi sommersi, di granai allagati, di bestie impazzite dalla paura e dalla fame. Solo nel Polese ci sono state 16 alluvioni dal 1950. Certe notti incombenti con la luna stracciata a brandelli di nuvole in corsa, con l'acqua del Po che batte i pontili e strappa alberi e terra, ricordi. Gli argini del grande fiume sono per centinaia di chilometri sotto la soglia dell'Arno, sia in altezza che in larghezza. Tutti lo sanno. Ovunque. Barcaioli e pescatori, naviganti e agricoltori, vivono ancora al poco di mezzi che hanno inventato gli antenati. Loro aspettano un riscatto, ma il fiume è malato. E poi è morto. Quando gli parlo, quasi sempre, non risponde. Grazie. In Italia, quanto ci costa? Quello del rubinetto costa 1,37 euro al metro cubo. Niente. Poco più di un millesimo di euro al litro, poco. E allora perché non beviamo l'acqua di Torino? Che noi italiani siamo fatti così, abbiamo l'oro a portata di mano, gratis, ma lo buttiamo via, lo sprechiamo. E l'acqua la beviamo in bottiglia, pagandola più cara, eppure di pessima qualità. Pensate che l'Italia è tra i leader mondiali per il consumo d'acqua in bottiglia, 195 litri per abitante l'anno, 12,5 miliardi di litri l'anno, uno dei quali viene esportato
un'enormità. Tutti questi soldi finiscono nelle tasche di 321 marche che gestiscono 189 fonti e che si intascano 2,3 miliardi di euro l'anno. Ma oggi abbiamo occasioni che non possiamo perdere. Perché ad un certo punto di che nulla che fate stare? E milioni di cittadini italiani hanno chiesto qualche mese fa ormai che l'acqua era sicura. Con la vittoria del referendum si è posto fine al percorso di privatizzazione che il decreto di quel genio chiamato Ronchi del 2009 aveva reso obbligatorio con scadenze precise che imponevano la cessione di quote sempre maggiori ai privati. Noi tutti abbiamo abrogato la remunerazione minima garantita del capitale investito, così si chiama, remunerazione minima garantita del capitale investito. Cioè in sostanza abbiamo affermato, per paralizzarlo, che sull'acqua non possiamo fare profitti, non si può fare profitti. E allora però oggi, dopo il referendum, ci dobbiamo chiedere come rendere veramente pubblica e partecipata alla gestione dell'acqua. Dove, per esempio, trovare i soldi per gli investimenti? Queste sono le domande che tutti noi ci dobbiamo fare. Dobbiamo fare perché questo referendum non sia un'ennesima carta sprecata. Poi c'è la campagna di Coppa che si chiama Acqua di casa mia. E io mi sono chiesto, perché la più importante catena della grande distribuzione in Italia promuove un consumo corretto e consapevole dell'acqua? Chi glielo fa fare? Potrebbe continuare a vendere soltanto acque minerali, per esempio, invece no. La Coppa ci ricorda che per l'imbottigliamento e il trasporto su gomma di 100 litri di acqua che viaggiano per 100 km si producono emissioni pari a 10 kg di CO2. Invece, se scegli l'acqua di rubinetto per 100 litri erogati ci emettono 0,04 kg di CO2, un rapporto tra 1 e 250. Inquinamento quasi zero. Le possibilità che si aprono sono molte. Chi vuole può decidere di ricorrere all'acqua di rubinetto, normalmente è un'acqua di buona qualità e sicura dal punto di vista igienico. L'altra strada è quella di scegliere acque minerali vicine, così da limitare il trasporto su. E qui sta il punto. Gli italiani devono una media di 195 litri a testa all'anno di acqua minerale. Dalle fonti alla tavola il trasporto dell'acqua mette in movimento nel nostro paese ogni anno qualcosa come 480.000 tir. 480.000 tir, che messi uno accanto all'altro con una fila di 8.000 km. Un viaggio andato e ritorno da Roma e Mosca. E ora perché un referendum? Perché una campagna come quella di Coppa? Perché milioni di cittadini mettono in discussione modelli di sviluppo ormai antichi, vecchi? Perché l'acqua è un bene comune. Perché l'acqua è un diritto umano universale. Perché l'acqua è un bene essenziale che appartiene a tutti. È una battaglia di civiltà, come avete visto, per il Vajont, per Sarno, per il Piemonte, è anche una grande battaglia di memoria. E nessuno, soprattutto, si deve mai sentire escluso. Grazie a tutti! Acqua e movimento!